Quando parliamo di welfare parliamo prima di tutto di qualità e accessibilità dei servizi fondamentali a tutte le persone in maniera uguale. Questa accessibilità e qualità si è deteriorata in questi 30 anni e questa è una delle ragioni della rabbia dei cittadini e del popolo. Si è deteriorata soprattutto per chi vive nelle periferie, per chi sta nelle aree rurali lontane dai centri di servizio. Quindi la prima cosa da fare che non sta facendo né questo governo né governi, hanno fatto governi precedenti è una politica rivolta ai luoghi che migliori la qualità degli ospedali, dell'istruzione e della mobilità luogo per luogo, facendo come intercettando le aspirazioni dei cittadini, quindi con una modalità deliberativa. Poi c'è un'altra parte del welfare molto importante che è l'intervento per le persone di massima necessità, diciamo per i poveri. Da questo punto di vista forse è l'unico provvedimento di un qualche spessore fatto dai governi di centrosinistra, importante, che era il reddito di inclusione. L'errore che è evidente di questo governo nell'istante in cui ha sentito di dover aumentare sia la platea sia l'ammontare finanziario e di avere confuso questo strumento con uno strumento che crea lavoro. L'intervento per la povertà serve a levare le persone dall'indigenza, dalla pressione terribile, dall'ansia che non ti consente di ragionare, che non ti consente di curarti dei tuoi figli e non ti consentirà neanche di trovare un lavoro. Interventi per la povertà non c'entrano nulla con la creazione di lavoro. Il lavoro si crea se c'è domanda.